E ciao ragazzi, benvenuti su un altro episodio di Factions. Sono su Heroes PvP insieme ad un po' di iscritti. E ragazzi, che bello Heroes come server, guardate. Ringraziamo ZEDO per la testa, come ogni giorno, ogni video, quando apro il video prendo la testa di uno di voi iscritti del server che giocate con me. Prendo a caso da uno degli iscritti del server per fare la intro, è stupendo. Cerco di pigliare le più divertenti, questa mi fa scassare. Comunque ragazzi, godetevi il video di oggi, buona visione. Vi ricordo solo che se volete giocare con me potete farlo l'IP del server in alto a destra di ogni video e il server vocale in descrizione, secondo link. Per gli inviti in fazione sempre dal server vocale, ragazzi, godetevi il video di oggi. Allora, abbiamo scoperto un glitch, volevo farvelo vedere. Questo è il bordo del mondo. Se si tira una enderpearl, si finisce qua. Qui non si prende danno. Se si va ancora avanti, poi si prende danno. Qua si prende danno. Ma qui no. Nel senso, teoricamente, questo è un gran glitch. Siamo fuori dal bordo del mondo e qui si può stare. Adesso non so se funziona su tutti i server, ma decisamente questo è un glitch non da poco conto. Perché vuol dire che su tutto il bordo della mappa potrebbero esserci delle chest fuori da qua. E qua si può costruire. Sì. No? Qui sì, però. Non lo so in realtà. Si può costruire? No, non si può fare niente qui. Come ha fatto a costruire Bizzard? Bizzard, come hai fatto a costruire? Non lo so, l'ho piazzato a caso. Ecco, guarda, no, ho capito, raga, guardate. Se piazzate un blocco fuori e poi lo piazzate sul blocco che sta fuori, cioè. Volevo provare così. No, forse si può aprire. Sì, si può aprire. Solo dal lato interno al mondo. Però non fuori dal mondo. E se io lancio una Ender Pearl, tipo adesso ci muoio male o... Sì. In realtà se ti mangi una che è pollo ogni volta che vieni qua non muori. E si può uscire... Ah, ok, si può uscire da ovunque. No, in questo caso non è passato, forse perché... Non era al di fuori del mondo. Però se io vado di fuori dal mondo. Forse si può piazzare. Al limite del mondo. Sì. Spingilo da... Cioè, ti rifaccio il chest minecart. Sì, non lo so, non lo carica fuori dal mondo. No, non va. Sì, non lo carica. Lo carica come dentro il mondo e non fuori dal mondo. E ragazzi, eccoci qua. Sono con Matteo. Mi ha appena tippato a questa base enemy. Ed è la base degli Ezzi Zebbi. F-Show Ezzi Zebbi. Stiamo raggiando dei fan di Zeb. No, hanno comunque 8 giocatori. Sono questi qua, sono un misto tra Dragon e VIP e ce ne sono zero online al momento. E uno youtuber il capo, ok, mi dice Matreo. E quindi adesso Matre mi sceglie due o tre di quelli della stanza sotto e li tippa qua, io li inserisco in stanza e nel frattempo cerchiamo di capire cosa c'è in sta base o vado di sotto. E Matre, se puoi, intanto tu scegli, intanto io li sposto e dimmi anche come hai trovato la base. Era aperta? No, era chiusa. Tu Matre, tippali qua direttamente, io poi li aggiungo in stanza appena li vedo. Ezzi Lezzi. Ezzi Zebi. È un nome che confonde, tra l'altro, sì. Comunque, hanno tippato. Ah, mi hanno tippato. Ok, ma tre. Ho capito. Ci sono sei file di casse. Mi sa che dobbiamo andare da fuori. La cosa richiederà un po' di tempo. Guardo se c'è qualche buco. No, l'unica qui è andare da fuori. Quindi vediamo le coordinate. 5500 e 1330. Ok, sì. Meno più. È meno più.
Posso entrare in fazione? Sono quello di Discord, Nivek. Nivek, ti ho risposto su Discord, quindi lo vedrai. Appena vedi questo video, sappi che ti ho risposto su Discord. E niente. Ok. Quindi Zeta Edosh e Master sta spostando. Tanto che Matteo comunque continua ad andare e arrivare qua. Io vado a vedere il Warp Missioni. Warp Missioni. Sono state aggiunte le missioni. Dovete fare soldi completando le missioni. Ogni missione vi darà soldi. Slash missioni vedi tutte le missioni. Missioni stats e missioni top. Quindi missioni. Mi darà dei soldi. Quindi blocchi piazzati. Oh mio Dio. Ci sono anche delle missioni sconosciute che non si sa cosa sono. Quindi piazza 100 blocchi di stone, per esempio. Vediamo di se riesco a completarne una. Warp deserto. Mi seguono o non mi seguono bene? C'è una vault. Casino sta succedendo qua al deserto? Quindi sto facendo adesso una missione, o sbaglio? Missioni. Teoricamente sì, piazza 100 blocchi di stone. C'è una marea di trappole. Stone dipendente, piazza 100 blocchi di stone. Adesso faccio di nuovo missioni. Ricompensa, soldi. Ah, e si sblocca questa che è 1000 blocchi di stone. Wow. Bello, carino come plugin. Entità uccisi, blocchi scavati, palle di neve lanciate, uova lanciate, livelli, fireworks lanciati. Distanza su un minecart, altro, cos'è altro? Solo per i VIP. Wow. Interessante. Va bene, back. Matteo, ho perso la home. Comunque mi ritippo poi da te. Era meno 5000 e qualcos'altro. 1200, 2000, qualcosa del genere. Tanto guardo un attimo i messaggi. Ok, Matteo è appena arrivato. Quindi TPA Matteo. Wow. FCP. Ok, tanto mi ritippo. Per gli inviti in Faz via YouTube e o Discord, non via Minecraft. Ok. Togliamo la fly. Boom. Perfetto, perfetto, perfetto. Quindi questa è la base degli Ezzi Zebi. Inizio a portare su un ponte quasi quasi perché qua. Sì. Ci vorrà un po'. Intanto provo a spostare su Samu, magari. Ok, Samu mutato. Giù, cambiamo. Spostiamo Sirion. Sirion, ti ho spostato su. Hai vinto il TP a raid. Sirion non parla. Blizzard. Ne vedono pure dei. Ciao Blizzard. Ciao. Hai vinto un invito al raid. Visto che oggi non parla nessuno, hanno smesso tutti. Ok. Ok. Poi ti parti da Matreo. Allora, qui stiamo facendo il pillar. Vediamo dove solo da che lato colpire. Quando mi scrive Jerry Scotti.
Fmap. Il claim è perfetto da 3, quindi qualunque lato più o meno è identico, suppongo. Qui ci siamo quasi. Però devo mutare anche Bizarro. Fate tutti io casino. O non avete un microfono decente, mi spiace. Ok, sono arrivato all'altezza dell'ossidiana comunque. Fatto pillar. Sì. Io ci sono qua in alto. Se volete vi tippo qua sopra io. Fate TP ora. Allora, mi ricordo che delle casse erano tipo nel bordo del mondo. Non so se... se lo si fa da qui. Da questo blocco qui. Oppure da qua. Non ho guardato. Matteo, tu che hai il TP dentro, cerca di dirmi se le casse sono nel lato est, nel lato... no, scusa, nord o sud della base. Tanto sono su due file. Allora, dunque... sono solo 2, 4, 4, 8, 12, 16 casse. No, due file, quindi ok. Si potrebbe pensare di fare tutto il lato nord. E le casse sono attaccate al muro di ossidiana. Ok. E poi le restanti le prendiamo con le creeper egg. Quindi lato nord. E altezza ...130, 131, quindi lato nord, altezza 131. Ma c'è una slab in quello spigolo, cosa da non sottovalutare. E... c'è una slab anche nell'altro spigolo? No, ok. Quindi noi dobbiamo raidarli da qua, ossia da ovest, no, da est verso ovest dobbiamo raidarli ad altezza 131. Mi hanno detto non fare la piattaforma in ossidiana perché esplode, quindi la facciamo in chiseled stone brick. E facciamo un sand cannon qua. Io proverei il triple sand stacker, ossia così. Questo è il barrel. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ok. Proverei per la prima volta. CMC. Prendiamo i dispensers da qua. Ok. E poi mi servono 3 pistoni. Proverai con 3 di sabbia per la prima volta. Non l'ho mai provato. Dovrebbe però andare. Tanto mi serve redstone. Repeaters qua. E-chest. 1, 2, 3 pistoni. Qua va allungata un po' la piattaforma. E qua facciamo così, ci mettiamo oh.
Perché è così alto? Ah, 132. Ma no, va bene, dai. È vero, però era 131. Ah, va bene, 132. Al massimo lo abbassiamo dopo. Meglio avere uno in più che uno in meno. E ok, buttiamo un po' di secchi perché mi è andato troppo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Questo va assolutamente distrutto. Perlomeno con 3 sale molto veloce dall'alto verso il basso. Iniziamo già a settare il delay. Il delay è a posto. Si può riempire e sparare. I chest. Ho 3 stacchi io. Quindi andrei di 32 per ogni dispenser. Credo. Mancano ancora però le slab. Perfetto. Cannone funziona. Questione di sparare e qui poi si può costruire intanto la seconda parte. Se qualcuno vuole sparare, Aldred tipo spara pure. Vai piano e spara il quanto serve. Vai, vai, Aldred, spara tranquillo. Dovrebbe funzionare. Solo non farmi sparare io nel frattempo. Ok, perfetto. Io ho finito. Uno, due, tre. Ho usato esattamente uno stack di questi blocchi così particolari. Tanto costruisco l'altra parte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adesso ti metto altra sabbia, alla ready. Vediamo quanti ne stacca. Così alla ready lo fa. Sì, 3 alla volta, perfetto. 3 minuti e siamo su. E OP. Sceglie Matreo per le pers instanza. Se Matreo, se vuoi qualcuno tu dimmelo, per me siamo a posto così, stiamo andando forte. Ah, non mi mandate sto mandalli, sono davanti a te. Anche fossi attaccato a me, le alli non le scelgo io, ma le sceglie il founder della fazione, ossia Alessio. Quindi non mandatemi mandalli. Mettimi alli, please. Innanzitutto non le faccio io la gestione della fazione in quel campo, quindi non chiedetela mai perché non la gestisco io. Veramente, farei solo casini mettendo alli che magari non conosco. Ok. Blue, a parte che per ora come ali abbiamo solo le nostre fazioni delle Blue Army. Solo Blue Army? Sì. Teoricamente sì. Però tipo una volta, qualche giorno fa, abbiamo messo qualcuno ali, sono sicuro, dei nostri effettivi ali. Penso fossero i Black Axe. E sono rimasti nostri ali per un po' comunque. Sì, poi non so chi li ha tolti, comunque se li avranno tolti c'è stato un motivo. Sì, però per dire ci sono altri alli in giro, io sono a zero totale di TNT comunque. Blu, c'ho la home, aspetta, ti tipo la mia home così se ti serve della TNT magari in caso vieni a prenderla da noi, ok? Sì,
Me ne prendo tipo 4-5 stack se ne avete tanti. Cioè, prenditene quanti ne vuoi. TPA. Ti puoi tippare. Arredi ancora due tiri. No, tre, va. No, due tiri. Basta. E basta. Che poi devo riempire. Grazie. Sì, così è sufficiente. Ne piglio ancora uno. Perfetto. Back. Blu, se non hai home set, te la pure se vuoi. No, tranquillo. Prendo solo le TNT. Concentriamoci qua sul bucare. Ok. Abbiamo detto 129, 130, non mi ricordo più. Ok, qua c'è da disabilitare. No, vai, spara, ready, siamo a posto. Spara. È lì, ok. E poi adesso attivo questi e siamo a posto. Lì ha sparato, perfetto. Facciamo 4, 4 e 4. Full delay da 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Spara. Mi sa che ho fatto macello. Spara di nuovo. Perfetto, vai, spara di nuovo, arredi. Vai ancora una volta. E ora vai. Funzionerà, sì. Perfetto. Vai di nuovo. Facciamo, ma se facciamo più. No, più di bastazione. Eccolo qui, vampiro X99. Questo qui era blu. Ah, ma non è di questa base, sai. È solo un mio iscritto. Ah, ok. Titan lascia il marchio. Vai, spara pure. Io credo ora... Vai, spara. Sia sufficiente. No, ancora in alto. E quasi quasi abbassiamo di uno il barrel. Vediamo se esplode tutto o meno. Sta esplodendo. Gli aumento un po' di power. State sulle casse. Lui il power è giusto, se quello è il punto che arriva nel blocco dietro rispetto alle casse, non sulle casse. Ah, arriva solo una TNT, adesso ne ho messo che ne arrivano due, quindi vai. Ah, ok. Invece di una, almeno il doppio più veloce. Spero solo non esploda il pavimento. A posto, sì. Vabbè, io andrei di creeper. Siamo entrati legittimamente. Sì, dai, vai. Blu te le do a te e le fai esplodere tu. Ne ho. Io ne ho 19. Le vuoi che te ne do qualcuna delle mie? Le usi, sì. Usi le tue. Io ne uso 5-6. Ok, io ne uso altre 6 e facciamo esplodere, dai. A turno però, non vogliamo farci sì, esplodere. Sì, vai prima tu, così non incasiniamo il tutto. Allora, droppiamo tutto ciò che non serve. Ragazzi, liberatevi gli inventari, perché non sappiamo cosa c'è dentro le casse. Sì, non su di me. Droppatevi adesso. Ok.
i chest ho ancora delle TNT e i pistoni che li uso sempre, perfetto. Tutto il resto si può fare esplodere. Questo lo teniamo. Blu, qua, a parte che stanno continuando a killare il tuo iscritto, non colpite, non colpitelo, non colpite vampiro. Vabbè, vado, accendino, TNT. Messa. Accesa. Diamo un block solo, forse. Allora, no, voglio solo separare le creeper in maniera tale da non usarle tutte. Perché li droppano addosso? Lol. Blu, proviamo da quest'altra fila che sembra più promettente. Tanto quelle in alto si possono fare, io non lo so. Facciamo un test qua. Co dopo che hanno fissato le Blu. creeper. Blu, provo io con una Sì. delle Sei mie. riuscito? Si devono spostare però di lì, se no il creeper esce. Sei andato Sì, Blu, sì. tu? Allora ti lascio fare, così non staccano. È sceso giù il Nope, creeper. vado io. Ah, questa era vuota. Prova con queste tre che sono messe in fila, magari queste le riusciamo a prendere tutte e tre. Qui da Quali? questo, sempre dallo stesso lato, Blu, vieni. No, da lì, dall'alto, dove eri prima. Le Queste? uniche tre che... sì, Ah, esatto. ho capito. Sì. No, era vuota anche quella. Ma c'era qualcosa di buono qua in sta base? Qua mi sa tanto di chest nascosta. Te lo dico subito, Blu, non c'è niente di come gesto nascosto. Oh, peccato. Qua redstone, Blu, Wow. se ti interessa, No. qualcosina per i Redstone raid. c'è anche in GMC. Io ho sempre provato, cioè, ho sempre curiosità, ma se io faccio esplodere la creeper egg subito fuori dall'acqua, rompe le ceste anche lì? Così io la faccio. No. Sei sicuro? Secondo me sì. Non dovrebbe, però se vuoi provarci, provaci. Please, spazio. Please, spazio. Ah, ok, voilà. Proviamo, eh. Io non so se funziona, ma possiamo provare. Vai, Blu, dai. Chi è che droppa blocchi? Basta. Blu, sto notando che rifiuti anche le Gekko di questo periodo. Vedi che va. Va, Certo wow. che va, non mi credevano. E allora ci provo io da qua, Blu, vieni. Sono sicuro che almeno ancora anche queste due riesco a prenderle, credo. Ne ho prese solo metà, però ha funzionato. Hai visto? Devo ancora diventare un master con le creeper. Vedi che non sei riuscito. Non sei riuscito, Io non vedi? sono C'è riuscito. la tecnica segreta.
Qualche giorno di questi me lo insegnerai, Blu, dai. Il master e ah, basta, troppo master. Tardi, troppo tardi. Provo a rifarlo, allora. Provo a rifarlo e spiegarlo. Bisogna mettere la creeper egg sull'erba, accenderla, aspettare e poi colpirla mentre mentre sta già esplodendo, perché così esplode nell'air block vicino all'angolo spigolo della cesta, in poche parole. No, sono soddisfatto, ne ho ancora tre, sono tentato di usarle, quasi quasi le usiamo. Non le uso tutte ovviamente. Questa tipo può esplodere. Sì. Lo aspetto su questo, tieni. Buttati, vieni qui, in un posto appartato. Ah, faccia... Questa qui era Diamond Block. Probabilmente qui... Qui, probabilmente da qui si può fare. Da qui, guarda. Credo da lì, credo. Da questo blocco qua. Oh. Blu hanno... ce l'hanno fatta. Ferro. Ferro. Ne ho ancora due. Peccato però che non c'è niente, mi sembra un po' di sprecarla. Blu, tieni, usa questo, ti sto dicendo, guarda. Dove sei, ti ho perso. Ah, sei su, ok, sto venendo a dartele, stai fermo lì. Bizzard, spostati. E se vuoi darmene un paio va bene, non me ne dare 300. No, no. Ok, giusto da finirgli queste qua. Allora, queste qui non so se sono prendibili. Non ne ho idea, dipende anche da questo airblock. Non ci ho mai provato, se vuoi. Facciamolo in video così lo riesco a far vedere magari. No. No. Vampiro dice girati. No, questa è difficilmente prendibile. Si potrebbe provare da qua. No, non sono sicuro che vada io. Perché il creeper fuori dall'acqua va, e come in questo caso qui nello spigolo c'era e poteva andare, ma lì che è intero non credo che vada. Si può ancora pigliare questa qua, è l'ultima. Blu, io non ci sono riuscito. Guarda, questa qua si può prendere, sono sicuro, al 100%. Qualcuno mi ha spostato il creeper che non ha funzionato. Sono sicuro che però si può prendere. Chi ci ha messo enemy? Ciao, ok. Non so chi sia, ma va bene. Lo ha detto Master, se lo puoi smontare, che ti voleva salutare, che devo andare. Sì. Ciao Master. Ciao Blu, io devo andare. Ci vediamo. Ti è piaciuto il raid? Ok. Yes. Dai, non sì. Era male. GG. Ciao. GG. Ciao. Ok. Blu, io devo andare pure, che stasera è un compleanno. Ciao. Devo andare anch'io tra poco, quindi ciao. Ciao a tutti, ragazzi.